Ecco, torniamo nello studio e passiamo immediatamente al contatto con, innanzitutto contatteremo Riccardo Cristiano, che è colui che condurrà questo spazio con Sergio Lovasio. Contattiamo immediatamente Riccardo Cristiano, sperando che Skype non faccia le bizze, perché veramente ci ha trattati veramente male all'inizio della giornata. Abbiamo avuto per questo un ritardo, ripeto, per chi si fosse messo in contatto solo in questo istante, che abbiamo avuto per questo un ritardo di un quarto d'ora che ci trascineremo fino alla fine della giornata. Ecco, io vedo già Riccardo. Ciao Riccardo, come stai? Perfetto, Buonasera Roberto, tutto a posto? Tutto bene? io vedo, adesso aggiungiamo alla conversazione Sergio Lovasio e incrociamo le dita perché prima Skype ci ha dato dei problemi. Vediamo un po' cosa succede. Dovrebbe andare tutto bene. Pronto Sergio? Ecco, siamo in collegamento, favoriamo intanto l'ingresso in video di... Ecco, pronto Sergio? Sì. Ciao Sergio, sono Roberto Mancuso, come stai? Tutto Ciao, bene, tu? bene, siamo in diretta su TV Radicale e c'è anche Riccardo. Ottimo. Hai la webcam? Ciao Sergio. Sì, ciao Riccardo. No, la webcam l'abbiamo provata prima, però siccome qui la ricezione di internet è un po' malmessa, Ho perché stiamo capito. nel profondo nord, e stando nel profondo nord, la connessione a internet non è come nel profondo sud. Beh, in Alla effetti fine è nel meglio di profondo no. sud io ho 20 mega, invece in quale località del profondo nord ti trovi, Sergio? Sergio? Pronto? Sì, io vi sento. Sì, no, chiedevo dove ti trovi esattamente, in che zona, in quale regione? Mi trovo in Valle d'Aosta, praticamente alla periferia sud di Aosta, A periferia che sud di Aosta. sarebbe Perfetto. nella zona industriale di Aosta. Sono sceso su dalle montagne, solo per voi. Oh, grazie. Perfetto, Sergio, io ti ringrazio. Allora lascio la conduzione, mi concedo un momento di pausa e lascio, dopo 2 ore, lascio la conduzione a Riccardo Cristiano per lo spazio Certi diritti, che ormai è diventato uno spazio fisso, una rubrica fissa di TV Radicale. La parola a Riccardo Cristiano che interagirà con Sergio Lovasio, che è, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è il segretario dell'Associazione Radicale Certi diritti. A voi la parola. Grazie Eccomi. Roberto, la presentazione l'ha già fatta, quindi Roberto, Sergio ti ha già presentato lui, quindi per chi non lo conoscesse appunto è il segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Io prima di incominciare la nostra puntata pomeridiana volevo semplicemente fare un resoconto dell'incontro che c'è stato appunto il 7 agosto scorso a San Giovanni in Fiore sul tema dell'omofobia, al quale ho partecipato proprio come coordinatore dell'Associazione Certi Diritti Calabria. Io volevo raccontare brevemente la mia esperienza che mi ha visto salire sul palco 2 volte. La prima come portavoce e quindi ho parlato della transfobia e dell'omofobia in genere. La seconda invece perché ho fatto delle precisazioni all'assessore alle politiche culturali Giovanni Iaquinta e al Don Benedetto Veltri, che hanno un po' fatto quello che è alla fine il luogo comune. Hanno parlato di appartenenza di genere. Figurati, Sergio, che il Giovanni Iaquinta, che è l'assessore alle politiche culturali, oltre ad aver precisato la sua appartenenza, cioè ha detto sono etero, mi piacciono le donne, credo che sia fuori luogo, insomma, presentarlo in quell'occasione. Ha definito un'unione tra due persone un rapporto di reddito. E lì mi sono sentito un attimino toccato in prima persona, anche perché io ho una storia con una persona del mio stesso sesso e non è un rapporto di reddito. Io credo che sia un rapporto d'amore e l'ho voluto precisare sul palco. Ma il clou è stato, diciamo, il sottolineare da parte del prete, di questo Don Benedetto, che secondo lui
la Chiesa non discrimina le persone omosessuali, ma chiede alle coppie omosessuali quello che si chiede a due fidanzati etero, ovvero la castità. Cioè lui l'ha praticamente messa sotto questo profilo. E poi ha ripreso il brano del Levitico dove diceva che l'uomo non giacerà col maschio, e lì pure là mi sono, insomma, girate e ho detto adesso me le segno e gliele dico. E poi sono salito sul palco, però loro, giustamente, come dice spesso Marco Marchese, hanno deposto l'uovo e se ne sono andati perché non erano già più in platea. E lì ho precisato, come era logico precisare, che nel famoso Levitico, tra gli abomini ce ne sono uno sterminio, tra cui il non mangiare carne di animali impuri come il maiale, non vestirsi con abiti maschili, quindi in questo caso le donne non possono vestirsi con abiti maschili, non rasarsi le tempie, e ce n'era poi una lunga lista. Lì ho semplicemente precisato quello che poi aveva già detto poco prima si chiama Massimo Frana, che è un professore che è intervenuto a parlare del suo libro, e ho detto semplicemente che quello che diceva il Simposio di Platone è essenzialmente quello che è un'unione anche omosessuale, cioè l'unione tra due anime. E quindi in questo caso noi non chiediamo il riconoscimento, diciamo, dinanzi alla, non lo so, a Dio, ma anche se poi in fondo i Valdesi già lo fanno, benedicendo le coppie omosessuali, ma chiediamo il riconoscimento di diritti civili, diritti legali che ci vengano appunto riconosciuti dalla legge e non tanto da un'autorità religiosa. Detto ciò, avendo fatto questa piccola precisazione su quello che è accaduto appunto il 7 agosto a San Giovanni in Fiore, cedo la parola a Sergio Rovasio chiedendogli appunto un suo punto di vista sull'omofobia, sulla situazione dei diritti LGBT e sulla transfobia. Sergio, mi dai tu un... Scusami, Riccardo, ma a San Giovanni in Fiore non c'è stato nessun saluto Sì, c'è stato un saluto per me, particolare da visto che lì parte per conosco te. Sì, una come marea no. di persone che vivono. Tra l'altro è venuta anche la Pepa Adesso. a San Giovanni in Fiore, che ha portato Ah, il suo ecco. saluto colorito non solo a tutta la popolazione di San Giovanni in Fiore, che poi tra l'altro è presente anche nella Movida romana, ma ti ha salutato poi anche personalmente, forse anche dal palco, non so se lo hai saputo, ma sì, Ah, c'erano bene, altre bene, bene. associazioni come... erano presenti anche Quality Italia, Arcigay, però diciamo le associazioni che sono intervenute a parlare in prima persona sono quelle che appunto ti ho appena elencato. Sì, Sergio, tu invece a proposito di omofobia e diritti delle persone LGBT, ci vuoi dire qualcosa? Allora, intanto guarda, sì, grazie intanto per questo appuntamento importante. Speriamo che gli ascoltatori aumentino sempre di più, perché credo che il vostro impegno, rivolto anche sotto questo aspetto mediatico, sia molto importante. Io, per quel che riguarda l'omofobia e la transfobia, dico una cosa semplicissima. Uno, non credo assolutamente che non è stata approvata dai clericali e dagli omofobi del nostro Parlamento a risolvere il problema dell'omofobia e della transfobia. Evidentemente la questione si potrebbe risolvere una volta per tutte se finalmente nel nostro paese si normalizzasse tutta una serie di iniziative, per esempio campagne di informazione, di educazione, di informazione, di prevenzione, soprattutto dal punto di vista mediatico, con degli spot, ma non tanto rivolte solo, per esempio, all'attenzione o al non considerare diversi le persone omosessuali, ma semplicemente di non considerare diverse le persone che non sono uguali a sé. Cosa vuol dire questo? Che quando si educano, si informano e si spiegano alle persone che le persone colorate, le persone gay, le persone gialle, le persone handicappate, le persone che non hanno, tra virgolette, una norma come lo può essere apparentemente una maggioranza, semplicemente queste persone vanno rispettate. Basterebbe questo piccolo messaggio da dare, per esempio, anche sin dalla piccola infanzia, nelle scuole elementari, ed educare così le persone alla diversità, e sarebbe questo sufficiente. Da questo punto di vista,
mi pare che l'unico intervento legislativo adeguato un po' a questa visione molto di dialogo, di attenzione, di educazione, di informazione, sia la legge che ha approvato la Regione Liguria. Ed è certamente un grande passo che è stato fatto in Italia, perché la legge contro l'omofobia e la transfobia della Regione Liguria, secondo me, è molto molto all'avanguardia, al punto che sarà persino per loro difficile applicarla. Nel senso che occorrerebbero delle sinergie che in questo paese così arretrato sotto questo punto di vista non ha. È la seconda cosa che vorrei dire su questo argomento, su omofobia e transfobia, è che non ho alcuna remora a dire che la più grande centrale di promozione di odio omofobico e transfobico, e che quindi ha anche una responsabilità morale di gravissima per quello che inculca all'opinione pubblica e alle masse e alle genti, è certamente la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è oggi la più grande centrale, oltre che economico-finanziaria, di questo paese, che vive che campa di privilegi, di ruberie, di appropriamenti indebiti, di donazioni, di povera gente che è convinta di fare delle opere di bene per essere salvata in paradiso. Oltre ad essere tutto questo, è anche la più grande centrale di odio omofobico, e che quindi anche di violenza, dato che, come ricordavi tu prima, loro vanno a cercare alcuni spunti per giustificare le loro repressioni, le loro fobie, il loro odio, eccetera, tirando fuori delle frasi estrapolate da alcuni messaggi evangelici religiosi, ma che poi ripresi nel loro complesso non hanno alcun significato rapportati a 2000-3000 anni dopo. Quindi veramente siamo al delirio, questi stanno alla frutta, e l'unica cosa che li alimenta e li tiene in vita e li fa respirare con queste boccate di ossigeno che gli arrivano da questo strapotere, questa partitocrazia, sono questa valanga di denari di cui non potrebbero più fare a meno. Cioè, se la grande valanga, la grande cascata di denari che questi ricevono si fermasse, questi qui sarebbero finiti. E poi dicono: ma noi esistiamo da 2000 anni. E grazie, esistete da 2000 anni perché avete sempre rubato denaro, avete approfittato dell'ignoranza del popolo, e oggi vivete di privilegi grazie all'8 per mille e a miliardi e miliardi di soldi che ricevete dallo Stato. Infatti, in una recente intervista proprio. Sì, come no, ti sento, Sergio. A tal proposito, c'è una recente intervista di Staderini a Radio Radicale. Dimmi, Sergio, mi senti? Scusami, Riccardo, io ti sento intermittenza. Ah, no, io invece ti sento bene. A tal proposito ti volevo dire che in un'intervista recente che ha fatto Staderini a Radio Radicale ha proprio detto che se proprio si vuole, non lo so, fare un bilancio di quello che potrebbe contare l'8 per mille, sono addirittura 3 miliardi di euro in più all'anno. A proposito della finanziaria, del sistema finanziaria, ed è un messaggio, diciamo, che non è tanto velato, ma Tremonti già lo sa, fondamentalmente è proprio Tremonti che Riccardo, io non so se tu mi senti, ma io purtroppo ti sento tutta intermittenza, come se avessi una scarica elettrica continua, quindi spero che tu stia in salute. Sì, sto benissimo. Non so se vuoi provare a parlare molto lentamente. Sì, guarda Sergio, a questo punto ti volevo fare un'altra domanda, visto che avevo fatto una presentazione su quello che dicevi dell'8 per mille. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi ha commissionato a Spese Nostre una ricerca per capire quale fosse e i risultati sono stati sconcertanti, perché secondo questo sondaggio emerge che il 65% degli italiani ritiene che una famiglia debba essere formata da un uomo e da una donna, mentre una forte minoranza, il 14%, ritiene che le coppie omosessuali possano adottare bambini. Secondo te ci possiamo fidare di questo sondaggio o i dati sono totalmente da ribaltare? Sergio? Provo a richiamarti perché non riesco proprio a sentirti più, mi dispiace. Non riesco. Aspetta che adesso dico a Roberto se ci...
Non sento proprio più niente, magari provo anche a spostarmi. Io ti sento perfettamente, Sergio. Sì. Mi senti, Sergio? Pronto? Abbiamo un piccolo problemino con Sergio, che probabilmente, visti il luogo dove si trova, non è al momento in linea. Vediamo se si ripristina fra poco il collegamento. Ecco, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con Riccardo Cristiano e Sergio Rovasio. Riccardo, ci senti? Pronto, Riccardo? Sergio? Niente. Evidentemente oggi la fortuna non ci assiste. Rieccomi. Ecco Riccardo, cosa è successo? È caduta la comunicazione con Eccomi. Sergio. Ma Ecco. sì, dai, diciamo che qualche problema tecnico dovuto alle distanze, purtroppo. Sì, evidentemente. Comunque io mi ero allontanato 10 minuti. Devo richiamarvi però, abbiate pazienza perché non vedo le vostre immagini. Vi richiamo una alla volta. Io non metto l'immagine, eh. Sì, Tanto no, ma non vedo che. l'immagine di Riccardo per un problema di Skype, Sergio. Un attimo solo. Ok. Ecco Riccardo, ci puoi mandare il tuo video. Io ci sono. Perfetto, aggiungiamo Sergio Rovasio. Mi dispiace, ma proprio mentre mi ero allontanato è successa questa cosa, non succederà più. Vediamo se riusciamo a ricontattare Sergio. Spero che non sia andato per molto tempo il nero in onda. Ecco Sergio, ci sei? Sergio? Sergio, ci sei? Sergio? Sì, Sergio? eccomi. Ok, Ciao Roberto. perfetto, perfetto. Il collegamento è ristabilito. Prego a Riccardo la parola.
Ma ricontinuiamo con quello che stavamo dicendo con Sergio prima dell'interruzione di linea. Stavo chiedendo a Sergio Io ho contezza sentito, del sondaggio, sì. sì, io ho, se ho sentito la domanda, Riccardo, in qualche modo. No, io guarda, su questa porcata, ennesima porcata di questo partitocrate, che è il nostro, il Mulinaro Bianco, Giovanardi, detto il Mulinaro Bianco. Perché il Mulinaro Bianco? Perché per lui la famiglia è quella degli uccellini che fanno cip cip, dal marito, moglie, figli, il suocero, la suocera, la zia, lo zio, gli animaletti tutto intorno al praticello, il ruscello che sgorga con la sua acquetta. Questa è la sua famigliuola, di cartoni animati. Tutti sappiamo che la situazione invece delle famiglie, delle famiglie, non della famiglia, delle famiglie in Italia, riguarda casi di tutti i tipi, di tutte le tipologie, uomo, donna, co coppie conviventi, madre, ragazze madri, padri veri. Vedovi, coppie sterili, figli fatti in provetta, gay, coppie gay conviventi, coppie di lesbiche, transgender con un gay, ed è una varietà che Coppie di secondo persone me disabili. è la coppie di persone disabili, oppure coppie con una persona disabile e una persona non disabile. Insomma, qual è l'elemento così importante e bello? È la varietà ed è il fatto che la realtà è questa, non è che uno può auspicare una realtà diversa e quindi illudersi che siccome la famiglia è quella tra uomo e donna con i figlioletti e gli uccellini che fanno cip cip, allora bisogna poi operare come governante solo rivolti a quella tipologia di famiglia. Perché questo vuol dire essere ipocriti, essere fasulli, essere degli emeriti genuflessi ai voleri di Santa Romana Chiesa. Allora, hai fatto bene a fare questa domanda perché il Mulinaro Bianco, cioè Giovanardi detto il Mulinaro Bianco, che cosa ha fatto? Ha diffuso la notizia di questo sondaggio dove prima dice che il 65% è contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso e poi una grandissima minoranza, pensiamo anche alla deficienza e all'idiozia di questo individuo che per sostenere una sua tesi si va a inventare il termine mi assoluta minoranza, il 30%, chiamala assoluta minoranza, se noi come assoluta minoranza di radicali avessimo il 30%, provate a immaginare che cosa potremmo combinare in questo disgraziato paese. L'assoluta minoranza, che sarebbe il 30% di favorevoli, senza alcuna informazione, senza nessuna conoscenza di che cosa si parla, senza aver mai visto in televisione delle coppie gay che si tengono per mano e che magari aspirano al matrimonio, e quindi spiegare all'opinione pubblica quanto sarebbe importante riconoscere anche questo diritto, eccetera. Insomma, l'assoluta minoranza del 30% si è dichiarata favorevole, quindi è un dato estremamente positivo, perché se tu nell'ignoranza più totale, nel deserto più totale, fai una domanda su un determinato argomento e il 30% ti risponde che è favorevole senza che questi sappiano nulla, vuol dire che il risultato è straordinario. Solo che questo Mulinaro Bianco neanche ha capito che di che cosa parlava e ha fatto pure quest'altra figuraccia, così come ne fa tante altre. Quindi io penso poi che non sia molto affidabile un sondaggio fatto dal Mulinaro Bianco, secondo me è più importante se un sondaggio viene fatto con dei criteri scientifici da persone che stanno al di sopra delle parti, quindi né certi diritti né il Mulinaro Bianco, ma semmai come dire, una società indipendente che sappia però fare la domanda anche in modo che diventi anche informazione, ovvero visto che molti sareste d'accordo per me è un argomento chiuso, quello si è messo come al solito nel ridicolo, nel patetico e ci rimanga. Siamo d'accordissimo. Sergio, io volevo un attimo cambiare argomento, ma neanche Riccardo, mi troppo. senti?
Sì, ti sento Sergio. Sergio, ti sento. Eccomi. Io ti sento. Volevo leggermente cambiare argomento, ma neanche tanto. Volevo sapere, l'associazione Certi Io Diritti, ci sono, eh. sì, come si pone l'associazione Certi Diritti sul Ecco, tema sì, ci della sono. prostituzione? Sergio? E sento malissimo, guarda, io sento malissimo. Io sì, ci sono, ti sento, perfetto. Vuoi provare a richiamare Roberto? Pronto? Perfettamente. Pronto? Sergio, io ti sento benissimo. Niente, sento sempre malissimo. Sergio, noi ti sentiamo bene, molto bene. Io non so se mi sentite bene, potremmo Sì. fare che Riccardo mi manda le domande via chat. E se mi sentite bene, io continuo a parlare. Sì, Sergio, noi ti sentiamo bene. Riccardo, prova a fare la domanda a Sergio. Perfetto, faccio subito la domanda a Sergio. Io volevo chiedere a Sergio, adesso però gliela scrivo anche qui, un attimo soltanto. Allora. Io volevo scrivere a Sergio, vediamo un attimo che glielo scrivo. Allora, come si pone l'associazione dei certi diritti sul tema della prostituzione? Quindi il tema della prostituzione. Ecco qua. Vediamo un attimino se Sergio ci risponde alla domanda. Non sento nulla. Speriamo Sergio ci sia. Mi sa che Sergio è caduto nuovamente. Perfetto, Roberto. Sì, sono qua Roberto, adesso va un po' meglio. Ma spero che voi... Sì, spero che voi mi sentiate bene. Allora, il tema della prostituzione è uno degli... Benissimo, è una delle campagne di lotta e di iniziativa di cui ci occupiamo come associazione. È un fronte vastissimo che riguarda centinaia di migliaia di persone. Non è come qualcuno vuole far credere un piccolo problemino di nicchia o di realtà sociale che riguarda alcune marginalità della società e basta. Riguarda davvero centinaia di migliaia di persone e il coinvolgimento di decine e decine di prostitute e prostituti che operano in tutto il territorio italiano. E quindi questo non fa altro che alimentare un mercato pazzesco di miliardi e miliardi di euro, che se solo fosse tutto questa massa di denaro reintrodotto in un sistema legale, probabilmente tutta questa cosa della crisi economica, eccetera, probabilmente non avrebbe assolutamente, neanche esisterebbe. Perché dico questo? Perché come per il proibizionismo sulla droga, i nostri governanti che non sanno guardare...
caso della prostituzione, con la tratta, la messa in schiavitù delle prostitute, il mercato nero, la commistione di illegalità tra mercato della prostituzione e mercato della droga, la tratta e quindi tutta la criminalità che clandestinamente vive e opera nel nostro paese. Se tutto questo fosse rimesso dentro i ranghi della legalità, evidentemente tutti questi fenomeni negativi non ci sarebbero. Cosa succede? Noi, come certi diritti, stiamo cercando con molta fatica, perché non abbiamo purtroppo molte risorse, di fare un lavoro soprattutto di informazione e di riconsegna della dignità o di consegna della dignità alle prostitute e ai prostituti. Mazzata non gliene frega niente a nessuno, se viene stuprata non gliene frega niente a nessuno, vengono fatte ordinanze da comuni in tutta Italia. Tabù la sessualità, come tabù l'omosessualità, come tutto ciò che ruota intorno al sesso è considerato tabù. Noi consideriamo, abbiamo semplicemente un approccio più pragmatico. Diciamo, se una persona si prostituisce e fa una professione come tutte le altre, è giusto che venga regolamentata questa professione, perché ne trae beneficio questo problema non esista, si fanno ordinanze, si fanno arresti, si fanno sequestri e poi tutto torna come prima, se non addirittura aumenta, come il caso di Roma. Roma è un caso emblematico. Il nostro sindaco di Roma ha fatto nel settembre 2009 un'ordinanza in dove il sindaco in modo demagogico ha giocato per pulire tra virgolette le strade, però intanto il fenomeno della prostituzione è aumentato in tutte le altre. Quindi direi che è un evidente preso in giro, e penso che gli stessi romani se ne saranno resi conto, perché chiunque può vedere ogni Ecco, Sergio, ci senti? Tipo di... Sergio, ci senti? Sergio? Pronto, Sergio? Sergio, mi senti? Niente. Pronto, Riccardo, ci sei? Io ti sento, Roberto, perfettamente. Riccardo, io direi di rimandare... Ecco, Sergio. Eccomi, eccomi. Ti volevo dire, sì. Adesso senti bene? Sì, sento ok, perché bene. È molto accidentata questa trasmissione, la qualità, e infatti se siete d'accordo ambedue potremmo, visto che insomma non è venuta particolarmente bene perché per la mancanza del video, sospenderla e riprenderla domenica prossima, Sergio, se sei disponibile. E io continuo a stare qui in Valle d'Aosta perché ci sono appena arrivato e penso che sarebbe la stessa cosa. Ho capito. E allora andiamo avanti, magari altri 10 minuti, sperando che regga insomma la connessione. Prego. Vuol dire che altrimenti poi faremo una seconda trasmissione dove affronteremo magari con più precisione questi temi. Certo, magari certo. Vengo un po' più a sud, vengo un po' più a sud, visto che dal profondo nord le connessioni internet ti aspettiamo, non funzionano certo. Bene. Va bene. No, profondo sud anche verso Torino, verso Roma, intendevo. Ah, ma ecco. Noi penso che ti preferiremmo più qui al sud, al caldo, in mezzo a persone che almeno se... Che te ne fai delle persone che stanno sempre al nord, al freddo? Nel tuo Salento, Sergio, ti aspettiamo nel tuo Salento, quando ritorni infatti, qui. Infatti. Devi tornare anche nel tuo Salento, perché anche tu hai il Salento. A settembre ottobre perfetto, allora Riccardo prosegui pure.
Va bene, visto che il tempo, diciamo, a nostra disposizione sta scadendo e mi dispiace perché comunque le domande sarebbero tantissime, e io ti voglio domandare una cosa, Sergio. Il 7 settembre ricorre l'anniversario della morte di una imponente figura, di una persona molto cara, diciamo, alla comunità LGBT, e sto parlando della grande Marcella Di Folco, che per chi non la conoscesse è colei che ha lottato per anni, almeno fino alla fine dei suoi giorni, per le persone trans. Tu l'avrai sicuramente conosciuta anche perché ha partecipato a più di un nostro congresso. Ci vuoi ricordare qualche aneddoto particolare, visto che era una persona molto, ma molto colorata e molto, molto Sì. piena di vita? Ma Niente, mi senti, Sergio? non riusciamo. Io sono. Mi senti, Disperato. Sergio? Io Sì. sì. Ok, hai compreso la domanda, Sergio? Sì, l'ho capita, Prego, sì, prego, l'ho capita prego, bene. prego. No, dicevo che proprio il 7 settembre, anzi grazie Riccardo per questa domanda, il 7 settembre a Bologna verrà ricordata la figura di Marcella Di Folco e quindi parteciperemo anche come certi diritti, siamo stati invitati. Vorrei anche ricordare che all'ultimo Europride, quello che c'è stato a Roma, con centinaia di migliaia di persone, l'unico carro che ricordava Marcella Di Folco era il nostro, dove c'era una fotografia, una gigantografia di una sua bellissima fotografia. Marcella Di Folco per me significa tantissimo, significa averla conosciuta fino a quando incominciavo a bazzicare i radicali e c'era questa figura imponente di questa donnona che faceva da ufficio stampa insieme ad altre storiche transessuali che si battevano per la legge sulle transessuali, e la conobbi alla Camera dei Deputati quando la sede del gruppo parlamentare radicale divenne di fatto la sede del Movimento Italiano Transessuali. Quindi ho un ricordo meraviglioso. Nel corso di questi ultimi decenni non è capitata mai, non è mai mancata occasione per incontrarci, per polemizzare, per litigare, per ridere, per manifestare insieme, per lottare insieme. Abbiamo fatto veramente tantissime cose, dagli insulti, perché lei magari si incazzava su delle cose, io mi incazzavo e ci mandavamo a fanculo, oppure magari l'ultima volta che abbiamo fatto una cosa insieme, vorrei ricordarlo perché merita assolutamente questo ricordo, ed è stato il 17 maggio 2010, quando, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, decise di incontrare le più importanti associazioni LGBT italiane. Nel gruppo delle 15 persone che vennero ricevute dal Presidente, c'eravamo, oltre che questi rappresentanti, c'era anche Marcella Di Folco e c'ero anch'io. Quando ci incamminammo per andare, e lei era sicuramente persona degna di essere ricevuta dal Presidente, e quando ci incamminammo per entrare e andare nello studio del Presidente della Repubblica, c'erano i corazzieri in tenuta nel corridoio, nel cortile del Quirinale, e io le suggerii a Marcella, le dissi: Marcella, guarda che bello quel corazziere che sta lì davanti a noi. Lei si tolse il cappello, un cappellone anni 30 che si era messo in testa, si girò verso di lui e con sguardo molto particolare disse a questo soldato, gli disse: quando ero uomo sapesse quanti me ne sono fatti di soldati come te. Scoppiamo tutti a ridere e il corazziere, che solitamente deve essere figura austera, quasi come un bronzo di Riace, fermo e immobile, scoppiò a ridere e fu imbarazzante per noi vedere lui che rideva, perché poi scoppiò un casino, si incazzò la Paola Concia perché disse che il luogo meritava, eccetera, e quindi Marcella iniziò a polemizzare, a litigare con la Concia per tutto il tragitto: ma come ti permetti, io sono fatta così, eccetera, eccetera. E quindi anche qui devo dire che questo ricordo è forse, Grandioso. come dire, la più bella cosa che Marcella può aver lasciato, perché dopo pochissimo, dopo pochi mesi, dopo 4 mesi è morta, perché aveva già questo tumore che la stava devastando e si stava curando già da diversi anni, però
devo dire, la sua grinta, la sua simpatia, la sua forza, la sua verve polemica, la sua forte visibilità anche davanti al Presidente della Repubblica, perché il Presidente si avvicinò a lei, pensate, adesso mi sta venendo in mente questo flash, si avvicinò a lei e lei gli disse: si ricorda, Presidente, quando a Capri io facevo gli spettacoli a Capri e lei una volta si avvicinò e mi salutò, e il Presidente fece finta di niente, glissò un po' imbarazzato e lei si girò verso di noi tutta compiaciuta dicendo: sì sì, perché lui non si ricorda, ma io feci uno spettacolo davanti a lui tanti anni fa. Va ricordato che Marcella Di Folco è stata un'importante attrice dei film felliniani degli anni 50 e 60, cioè negli ultimissimi mesi di sua vita fu ricordato in due o tre articoli, uno bellissimo della Stampa, che ricordava tutta questa sua personalità, questa sua storia, ma soprattutto la donna che ha lottato per i diritti delle persone transessuali fino all'ultimo. Questo va ricordato e credo che sia forse una delle più belle cose che ci possa aver lasciato Marcella, anche come impegno nostro. Lei si iscrisse anche a certi diritti, disse: voi radicali non potete essere lasciati soli, bisogna che qualcuno vi controlli, e quindi decise di iscriversi a certi diritti. Partecipò anche al congresso, non so se al congresso di fondazione o al secondo congresso, non ricordo, però devo dire che la sua figura è per me, per noi tutti, sicuramente difficilmente si potrà dimenticare. Ecco. Io l'ho conosciuta personalmente a Bologna, Sergio, quindi ho inquadrato perfettamente, sì, il personaggio, e tu hai descritto perfettamente la scena del corazziere emblematica. Per chi conosce Marcella Di Folco, io l'ho vista mentre tu raccontavi questo aneddoto, quindi è veramente, sì, sì, veramente bellissima, veramente bellissima. Vai, Riccardo. E poi una cosa bella è che all'Europride tantissime transessuali si fermavano e ci ringraziavano, mi ringraziavano perché avevamo messo questa sua fotografia sul carro. Io neanche mi ricordavo, ogni tanto vedevo qualche trans che si avvicinava e mi salutava: grazie, grazie. Ho detto: grazie per cosa? Per la legge sulle transessuali? No, no, quella è roba vecchia, no, no, per la foto di Marcella che avete messo sul carro, perché noi avevamo messo la foto di Marcella, la foto di Enzo Francone e la foto di David Cato Chisule. E, insomma, sono tre persone che in un modo diverso hanno dato veramente tantissimo a questo dannato mondo, e speriamo noi di essere degni di portare avanti un po' tutte le loro lotte, insomma. Sergio, a tal proposito, io volevo chiederti, ho visto che sul sito dell'Associazione Certi Diritti, a nome di David Cato Chisule è stato costituito un fondo. A cosa serve e come possiamo evitare che fatti del genere si ripetano, secondo te? Beh, evitare che fatti del genere si ripetano, basterebbe in qualche modo mettere fuori legge tutti i criminali che vanno a promuovere l'odio e la violenza in nome di Dio. Basterebbe solo questo, e probabilmente come promotori di odio, perché loro nel nome di una religione, cioè di un qualcosa di astratto, vanno assolutamente a promuovere l'odio. Fino a quando questi qui sono tollerati e possono fare questo, purtroppo di casi come David Cato Chisule ce ne avverranno tantissimi. Adesso è il caso del Ghana, abbiamo delle segnalazioni da altri paesi africani dove i predicatori evangelici americani, così come è successo in Uganda, come sta accadendo in Uganda, vanno a predicare dove c'è miseria, povertà, e quindi probabilmente altri casi come David Cato Chisule ne capiteranno. Noi abbiamo aperto, come ricordavi prima, un fondo che dovrebbe, se riusciamo un po' ad alimentarlo e a fare in modo che qualcuno ci aiuti, per finanziare una parte del processo che vedrà anche alla sbarra quelli che sono stati considerati gli assassini l'assassino di David Cato Chisule. C'è bisogno di pagare degli Purtroppo mi sa che Sergio è caduto di nuovo, o sta per cadere, infatti. Riccardo, ci sei? Sì, ci sono. Se sei d'accordo, io la chiuderei adesso la trasmissione, bene, e magari tra due settimane. Tra due settimane, perché invitiamo nuovamente Sergio, perché insomma è un peccato che sia andata così.
Adesso lo No, sto. poi c'erano delle. Avevo preparato un po' di domande abbastanza importanti. Poi Certo. comunque mi interessava sapere il parere di Sergio anche su altri temi in maniera più approfondita, che questa sera per problemi di linea No, non ci siamo riusciti. sicuramente Sergio merita uno Più spazio. spazio esatto. Adesso sta ritornando in linea Sergio. Ecco, adesso lo salutiamo, quindi provvedi Certo. tu, Riccardo, a Sì, salutarlo. provvedo io. Perfetto, non sta rispondendo Sergio. No, evidentemente ha proprio problemi di banda. Va bene. Va Dai, bene. Roberto, a questo punto salutiamo Sergio. Sergio, Mi ci organizzo. sei? No, Sergio non c'è proprio. Non c'è il collegamento. Va bene. Allora a questo punto, Riccardo, se sei d'accordo, chiudiamo qui.